Il coinvolgimento delle truppe nordcoreane nel fronte ucraino e la minaccia di Khamenei di un attacco imminente in Israele, volevo un commento su questo. Cosa le devo dire? Viviamo in un periodo, se cambiano gli scenari, viviamo in un periodo in cui la guerra fa parte della nostra vita quotidiana, soprattutto della mia, purtroppo. Sicuramente lo scenario dell'Est Europa in Ucraina peggiora con questo invio di truppe da parte della Corea, ma d'altronde è più di un anno che si è formato un fronte a sostegno della Russia che mette insieme la Corea, l'Iran e per certe forniture tecnologiche la Cina, e dobbiamo capire se questo fronte può rendere ancora più pericolosa la volontà di Putin di espandere i suoi confini. Ma anche il coinvolgimento di altri paesi, intendo dire questo io. Beh, sono già coinvolti, quando un paese manda le truppe è più coinvolto lì così. Lei pensi al contrario, pensi se la NATO avesse mandato le sue truppe? Cosa sarebbe successo? Di questo parlo, se legittima la NATO a coinvolgere altre truppe e altri paesi. La NATO ha sempre detto che vuole stare fuori e starà fuori da questa guerra, ma questo cambia notevolmente lo scenario e io mi auguro che prima possibile si possa ricondurre la Russia ad un tavolo di pace e fargli capire che l'atteggiamento con cui sta sconvolgendo il mondo mina anche il suo destino, non soltanto quello dell'Ucraina.